Ciao a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vi vogliamo far vedere come senza nessun strumento, ma solo con le mani e il filato al vostro piacere, riuscire a realizzare un bellissimo cordoncino. Guardate che meraviglia! Abbiamo realizzato due per far vedere appunto come viene il risultato finale. Questi sono dei cordicini che si realizzano facilmente, semplicemente con le mani, senza nessun ferro, e a sua volta possono essere utilizzati, scusate, per veramente tantissimi progetti, partendo dalle collanine, arrivando anche alle vere e proprie sciarpe. Oppure possono essere utilizzati anche per accompagnare i vostri progetti, in modo ad esempio come una collana per un vostro cardigan oppure per un vostro capottino. Andiamo subito a vedere come realizzare appunto questo bellissimo cordicino con le mani, davvero facilissimo. Innanzitutto bisogna prendere il filato al vostro piacere e partiamo subito. La posizione da mettere il filato lo dovete far passare in questo modo, aiutatevi con le dita, lo fate passare dal primo e andate a fare un giro in cui andate a volgere le vostre tre dita alternando. Questo, poi andate a rifare il giro in cui sempre il vostro filato lo tenete, fate passare da dietro, da davanti, da dietro. Vedete che stiamo semplicemente alternando di nuovo da davanti, da dietro, da davanti e concludiamo il giro da dietro, da davanti e da dietro. Una volta che l'avete fatto, appoggiate il vostro filato qui, aiutatevi con il dito, dovete avere due fili, filo deve passare due volte, avvolgere due volte, uno, due, su ogni dito, quindi questi tre dita devono essere avvolti due volte, uno, due, su uno, e qui vedete. Ora, passaggio successivo, andare a prendere il filato sotto e farlo passare sotto il filato da sopra. Guardate, in questo modo. Primo giro è un pochino più, più difficile da fare perché sono in fondo. Comunque, una volta che la agganciate, la fate passare sopra. Secondo, nello stesso modo, vedete che è già più facile perché avete già regolato il filo, e il terzo sempre nello stesso modo, da sotto, dovete agganciare il filato sotto. Una volta che siete in questa posizione, che avete fatto il vostro passaggio, potete prendere questo filato per regolare, vedete, regolare. Il consiglio che me la sento di darvi per avere le asole tutte uguali per tutto il vostro progetto è mantenere in un'unica altezza in cui andrete a lavorare. Mi viene più comodo e trovo che sia proprio la misura più adatta è quando rimaniamo non in fondo, perché è sempre più difficile tirare su, ma a metà delle dita. Una volta che avete fatto questo primo passaggio, che diciamo che è quello un pochino più complicato, che serve per mettere la base, prendete il vostro filo, quello lungo, quello che parte dal gomitolo, e iniziate la lavorazione. Guardate, lo prendete e iniziate a fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Passiamo dal dito da davanti, da dietro, da davanti, da davanti, da dietro e da davanti. Ogni volta che fate questo,
Dovete tenere il vostro dito qui, il filato qui. Lo mantenete, vi aiutate con le dita. Dovete ritrovarvi sempre, ogni volta che fate questo passaggio, con due passate del filato. Subito dopo andate a prendere quello sotto e lo fate passare sopra, quello sotto e lo buttate sopra, quello sotto e lo buttate sopra. Poi vi regolate, abbassate in giù il filato a metà delle dita, sempre per avere appunto la misura adatta, giusta per tutto il progetto, per tutto il cordino. Riprendiamo il nostro filato e facciamo la stessa cosa. Vede? 1, 2, 3, 4, 5 e lo appoggiamo qui. Prendiamo il filo da sotto e lo facciamo passare sopra. Filo da sotto e lo facciamo passare da sopra. Filo da sotto e lo facciamo passare da sopra. E ogni volta lo andate a tirare giù per non perdere le maglie. Sempre a metà. Qui dietro potete già usare il filo per regolare le asole e tirare giù. Sempre qui e andiamo a lavorare così per tutta la lunghezza di cui abbiamo bisogno. Quindi andiamo a passare sopra, creare queste due maglie e poi a cavalcare quelli sopra con quelli sotto, usiamo per accavalcare quelli sopra. E tiriamo giù. È facilissimo. Come vedete, è davvero molto molto facile e così dobbiamo procedere per tutta la lunghezza di cui abbiamo bisogno. Una volta che arriviamo al punto in cui abbiamo raggiunto la nostra lunghezza, andiamo a chiudere le maglie. Per la chiusura ci sono tanti modi, noi andiamo a chiudere sempre senza ricorrere all'aiuto di alcun ferro. Quindi andiamo a prendere la maglia, spostarla sul dito dall'ultimo in quello in mezzo, andiamo a cavalcare la maglia appena spostata con quella che c'era già in precedenza, andiamo a regolare, subito dopo andiamo a rimetterla qui, a cavalcarla con quella che c'era già. E qui vi ritrovate con la asola semplice semplice da andare a chiudere come in un qualsiasi altra elaborazione. Ed ecco che il vostro cordino è pronto.
Speriamo che tutto sia chiaro. Se ci sono le domande, ponetele qui sotto, che cercheremo di rispondere a tutti. Grazie che siete rimasti con noi. E se non siete iscritti ancora al nostro canale, iscrivetevi per non perdere tantissime novità in arrivo. Grazie a tutti.